Buonasera e benvenuti, è l'ultima puntata di Mondo Amaranto, un'altra lunga stagione in cui vi abbiamo raccontato le imprese dell'Arezzo Calcio Femminile che sono concluse, lo vedremo tra poco, con un altro successo, quindi ormai la società, la squadra è pronta per il grande salto nella Serie B a girone unico. In quello che sarà, perché ancora insomma ci sono delle incertezze, ne parlavamo anche la scorsa settimana con Elettra Fiorini. Vi abbiamo raccontato anche la stagione dell'Arezzo Calcio giovanile invece per quanto riguarda la parte dei baby Amaranto, e lo faremo anche questa sera nell'ultima puntata. Intanto vado a salutare Enrico Casucci, che è il vice allenatore degli esordienti A 2006 dell'Arezzo. Abbiamo tre eccoli qua, protagonisti vincitori è l'unica squadra che ha vinto delle giovanili, quindi sì, veramente complimenti, che ha vinto il campionato vincendo a Fogliano nell'ultimo turno, quindi adesso poi dopo ci racconterete questa bellissima stagione. E poi Riccardo Buffetti, collega che ci ha raccontato le partite dell'Arezzo Calcio Femminile, di cui questa sera conosceremo magari la parte che si vede meno, ma che non è meno importante, perché abbiamo Sofia Marcantoni, che è la preparatrice atletica, buonasera, e Mirko Maioli, che è il preparatore dei portieri. Benvenuti, e quindi adesso cominciamo subito tra poco a parlare con voi. Allora, Riccardo, partiamo intanto da un'altra vittoria che ha permesso all'Arezzo di chiudere in bellezza a 69 punti. Chiuso in bellezza in casa davanti ai propri tifosi al Cunaista di Arezzo, ha chiuso in bellezza in trasferta. Un finale di stagione molto bello quello dell'Arezzo Calcio Femminile, e con solo 7 punti di distanza dal primo posto, che sarebbero poi quelle tre sconfitte che ha fatto durante la stagione, quelle tre inciampi, diciamo, durante un campionato che poi ci stanno, e secondo me ha fatto una grandissima stagione arrivando anche seconda e giocandosi poi per il prossimo anno la Serie B. Vediamo, tra poco dovremo vedere anche quelli qua, i risultati: 3-2 in casa dell'Amicizia Lagaccio, poi Florenza che ha battuto 7-1 Perugia, la Bagnese batte Pisa 7-0, 3-3 tra Lucchese e Bolassana Buero, 3-0 esterno della Femminile Juventus in casa del Musiello Saluzzo, Ligorna ha vinto 4-2 in casa della Novese, 1-1 tra Romagnano e Torino. Vediamo quindi la classifica finale, ecco le tre squadre che si salvano e passano alla nuova Serie B: Florenzia che ha vinto il girone a 76, l'Arezzo a 69, comunque 7 punti alla fine non sono neanche tanti rispetto alla Florenzia, se pensiamo anche al pareggio nella gara di andata a Firenze, esatto, al ritorno, l'amarezza del ritorno, venuto in un momento un po' anche di complicato, diciamo, anche dal punto di vista delle disponibilità. La Bagnese 58, e poi queste sono le squadre che invece retrocedono di fatto, e quindi le salutiamo e speriamo di non rivederle più. Allora, vediamo anche le marcatrici del come si conclude per le due giocatrici che si sono distinte di più, ossia per quanto riguarda Carta ha chiuso con 19 gol, se i conteggi di A Tutto Campo del sito A Tutto Campo sono giusti, e Razzolini qui non sono giusti? No, c'è qualcosa che non torna. In telecronaca l'ultima volta allo stadio sembrava che la doppietta avesse raggiunto quota 20, 21. 21, quindi insomma, manca qualcosa, non è già. Quindi insomma, a maggior ragione davvero hanno superato abbondantemente i 35 gol in due. Insomma. Sì, considerando anche Di Fiore che fa parte del tridente, in tre hanno segnato più di 50 reti, quindi sicuramente tre ragazze azzeccate in questa formazione, che proprio in un'intervista finale fatta allo stadio a Razzolini si intendono a meraviglia, e questo ha permesso poi all'Arezzo, grazie anche al resto delle ragazze, al centrocampo, alla difesa, soprattutto anche al portiere, di riuscire a conquistare questa salvezza. Allora, Sofia, preparatrice atletica, ecco, dal punto di vista personale, come è stata la stagione, che soddisfazioni? Diciamo che dal punto di vista personale grosse soddisfazioni, perché comunque sia è il mio primo lavoro a livello di una prima squadra. Io sono partita dall'Arezzo con il settore giovanile, quindi facendo giovanissime pulcine. E l'anno scorso mi hanno dato la possibilità di preparare la prima squadra, appunto. Quindi come primo anno diciamo che è andata abbastanza bene, molto bene. Quindi grandi differenze ovviamente nel modo di lavorare tra certo, settore giovanile. C'è modo, è tutta un'altra cosa, logicamente, perché sul settore giovanile i punti
a migliorare o comunque dalla parte della coordinazione e tutto, e comunque sia nell'ambito della prima squadra, diciamo che punti a migliorare le performance dell'atleta, ecco, è tutta un'altra cosa. Ecco, tra l'altro si è visto un'ottima forma, no Riccardo, tu che l'hai vista anche tutte le volte. Tra l'altro non era facile arrivare a fine stagione, forse più in forma che a inizio campionato, allo stadio abbiamo visto la Rovese scoppiare dopo 20 minuti, ma ha riuscito a reggere fino al 90esimo, quindi è stato anche questo, il lavoro atletico probabilmente ha fatto la differenza nella squadra. Mi hanno odiato, sono l'ultimo, mi hanno odiato soprattutto il martedì, però i risultati c'erano. Ecco, quindi come sei riuscita a ottenere questi risultati? Cioè, lavoro duro, era una cosa pianificata di arrivare in certe fasi, diciamo, con una certa condizione? Sì, sì, siamo sempre con Marx, che è l'allenatore, e siamo sempre, diciamo, sentiti e buttato giù il piano di lavoro settimanale, ecco. Quindi comunque sia sapevamo già che il martedì era un lavoro molto aerobico e a venire tutte altre cose. Qualche lamentela c'è stata? Sempre. Ecco, perché insomma, e quanti allenamenti erano a settimana? Sono stati 3 allenamenti alla settimana. Quindi insomma già siamo a un livello, ecco. Sì. E ora aumenterà. Il prossimo anno, ecco, sempre più odio. Hai già fatto la tabella, diciamo, Sì, sono già pronta. Se mi arriva qualche accidente, non so da chi mi arriva. Anche perché corrono di più, insomma, sì, in questo nuovo. Non solo, ma lavoreranno anche molto di più. Quindi anche su altri molti aspetti. Sentiamo anche Mirko Maioli, che invece ha preparato i portieri. Ecco, da te invece che ci racconti di questa stagione? È stata, sì, anche per me una bella stagione sicuramente, anche per me la prima esperienza. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, sicuramente possiamo migliorare ancora, però credo che i risultati si siano visti, ecco, insomma. Venivi dal calcio maschile anche te? Io ero la mia prima esperienza. Proprio prima esperienza. Ma come ti sei avvicinato proprio al mondo dei portieri? Io ho fatto il portiere da 6 anni a 26, a livello dilettantistico. Sì, sì. E poi quest'estate l'Arezzo Calcio Femminile era senza preparatore, la mia vicina di casa è la team manager della prima squadra dell'Arezzo. Guarda il caso. E mi ha proposto questa esperienza e ho detto, vabbè, ho parlato con Chiara e quindi ho detto, vabbè, accettiamo, proviamo. Accettiamo. E com'è stato il primo approccio? Non è stato facile, sinceramente, più che altro perché non sai mai se si è bravi, se si riesce a insegnare bene oppure no. E quindi è diverso da fare il giocatore. Fa il giocatore, pensi soltanto a giocare, qui ha una responsabilità in più. Quindi, però penso che abbiamo fatto un buon lavoro e credo che anche dall'anno prossimo si potrà migliorare ancora e continuare. Sì. Solo la prima squadra o anche la... L'ho fatto quest'anno prima squadra. Solo la prima squadra. Che ci dici del portiere, come l'hai visto? Quest'anno Alice Antonelli è migliorata davvero tantissimo, probabilmente merito anche del suo allenatore. L'abbiamo vista decisiva in molte, molte gare, soprattutto quella casalinga, mi pare, contro il Torino, dove parò il calcio di rigore e poi Arezzo riuscì a rimontare la gara. Quindi forse quella è stata anche la gara in cui l'Arezzo poi ha creduto di potercela fare fino in fondo, è stata il punto di svolta della stagione. Quindi, come hai visto il livello generale dei portieri del campionato? Mi è sembrato un buon livello, ecco, sì. Ci sono, insomma, abbiamo visto anche dei bei interventi, effettivamente. Sì, sì, non è stato... No, io sinceramente sì, ho visto un livello buono, sì. Che tipo di allenamenti, così per spiegare a chi non l'ha mai visto, su che cosa ti basi, diciamo, per migliorare la tecnica? Noi lavoriamo generalmente 3 volte a settimana. Il martedì, che è il primo giorno della settimana, solitamente si lavora sulla forza, lavoro un po' più duro di inizio settimana, poi si va a lavorare sulla velocità il giovedì e poi il venerdì generalmente facciamo un lavoro più sulla rapidità, palle alte, e, insomma, cose di questo genere qui, ecco. Nella tua idea il portiere deve, quanto deve dialogare, partecipare con... Ma sicuramente nel calcio di oggi dice il portiere moderno. Usare piedi sta diventando fondamentale, ecco. Quindi dovremo lavorare molto anche su quell'aspetto lì. Ci fermiamo un secondo e poi ripartiamo.
Stiamo parlando dell'Arezzo Calcio Femminile, questo lato, diciamo, di questa cavalcata, magari di cui abbiamo parlato meno, la preparazione dei portieri, la preparazione atletica. Quanto è importante, Sofia, il lavoro in palestra, no? Diciamo, nell'ottica della preparazione? Anche il lavoro in palestra comunque sia è molto importante, perché diciamo che ti dà la possibilità di avere un potenziamento anche sulla parte superiore, che comunque sia, diciamo che ti dà anche molta stabilità, soprattutto ad esempio in dei contrasti. E poi anche sul lavoro delle gambe, la forza, comunque macchinari o comunque sempre esercizi a corpo libero, non sono mai esercizi che puoi fare, che fai anche al campo. Fai il lavoro in palestra e poi successivamente, il giorno dopo, al campo lo trasformi in tutt'altro lavoro, ecco, questo. Vi è quindi cresciuta, stava facendo la passione per il calcio femminile, vi ha conquistato? Sì, io perché... Ve l'aspettavate diverso? No. Io perché sono venuta da sport individuali, sì. Quindi poi studiando anche scienze motorie mi arrivò questa proposta di preparare atleticamente e ho approfittato per entrare nel mondo del calcio femminile, che ha avuto risvolti molto positivi. Ecco, hai già preparato qualche dieta particolare per l'estate? No, principalmente è giusto che abbiano galoppato tutto l'anno, quindi quest'estate... Un po' di relax. Lasciamo sfogare. Sì, nei limiti. Secondo me una telefonatina gliela fai, sì. Perché ho già visto... Qualche controllatina sì, però... Sì, quindi... Hai fatto l'app per controllare i dati? No, no. Libere fa, fino a un certo punto. Ah, che hanno il GPS anche quando non sono al campo per controllare. No, cerca persone. Cerca persone. Riccardo, la evoluzione di questo, cioè di quello che accadrà, no? Perché Elettra diceva in queste settimane, no, che c'è qualche margine di incertezza, che c'è qualche lamentela. Quindi sicuramente siamo in Italia e i format non sono mai definitivi. È un format di campionato un po' strano, effettivamente. Il fatto di far retrocedere comunque 12 squadre da 4 giorni di Serie B per formarne uno unico porta dei vantaggi e dei svantaggi. Vedremo il prossimo anno se la riforma comunque verrà portata a termine, in cosa consisterà. Potrebbe essere anche un anno di transizione quello del prossimo anno. Arezzo che poi deve farsi trovare subito ben attenta, perché andrà a giocare questo campionato contro i migliori 3 squadre, ricordiamolo, dei 4 giorni di Serie B, quindi troverà squadre attrezzate, ben in forma, come l'Inter, il Milan, ritroverà il Vittorio Veneto molto probabilmente, l'anno scorso era nella Serie B, che poi per poco non riuscì ad andare in Serie A. Quindi sicuramente un Arezzo che farsi trovare subito pronta all'inizio stagione, e speriamo vada tutto bene, ecco. E secondo te come deve essere, diciamo, rinforzata la cosa? Cioè, come dico, una base di partenza che può essere rinforzata, o visto che il campionato si annuncia ostico bisogna intervenire più massicciamente? Diciamo che io confermerei, se ci saranno le condizioni, il gruppo di quest'anno, perché è un grande gruppo. Il problema forse che abbiamo visto da fuori è la panchina corta, questo potrebbe essere un po' un problema. Il fatto di aver fatto esordire poi nel finale anche ragazze della primavera, questo è una nota di merito, ma che in un campionato che il prossimo anno può essere determinante anche per il continuo del Arezzo Calcio Femminile, magari non basta solo quello. Qualche rinforzo probabilmente Chiara Tavanti e il suo staff lo stanno già cercando. Io spero comunque nella conferma di Razzolini, Carta e di tutte le altre ragazze che hanno composto quest'anno la squadra, perché hanno davvero disputato, oltre che un gran campionato, sono migliorate tantissimo nel corso dell'anno, hanno imparato a giocare bene insieme e si trovano benissimo. Poi sarà bisogno forse di strutture anche all'altezza di quello che è l'impegno. Questo è un po' il problema di Arezzo, di Arezzo città. Credo che continuare a giocare nel sintetico delle caselle e allenarsi lì non sia... Probabilmente anche Sofia, esatto, avrà lo stesso parere, non sia favorevole alla salute delle calciatrici, perché è un sintetico rovinato anche quello, quindi può portare, può giocare infortuni. Vedremo anche questa cosa degli impianti, probabilmente è una delle cose fondamentali, riuscire a trovare la casa dell'Arezzo Calcio Femminile, magari, perché no, riuscendo a trovare un accordo anche con la nuova proprietà dell'Arezzo Maschile. E infatti Chiara Tavanti era, l'abbiamo vista, diciamo, anche per quello che è la galanteria dell'invito, eccetera, era comunque alla cena sabato alle logge Vasari, quindi probabilmente inizierà anche un dialogo
con la nuova società sportiva. Perché no? Poter giocare le gare allo stadio, magari gli allenamenti, la nave o comunque i campi dove si allena l'Arezzo, ma poter giocare secondo me già le gare casalinghe allo stadio comunale città di Arezzo potrebbe essere un passo. Trovare ecco un modo per alternare. Ecco, questa cosa del sintetico può essere un problema o in generale, cioè non sarebbe un problema, ma è un problema lì alle caselle al momento. Sì. Beh, è un problema perché praticamente essendo un sintetico vecchio, quindi è finito, c'è lo strato di, se si può definire erba, sì. Se si può definire, e il cemento, quindi le ragazze come anche loro, che noi ci si dà sempre il cambio sì. Ci siamo allenati tutto l'anno sul cemento e abbiamo avuto fortuna che ci sono stati pochi dolori a livello muscolare, però comunque sia qualche acciacco a livello di schiena c'è, perché siamo tutti rincriccati noi camminando e comunque sia dando delle direttive, figuriamoci loro che possono farci salti o comunque sia correre, è tutta un'altra cosa. Enrico, voi che ci siete stati è qualcosa, anche un rischio, poi insomma è un rischio, può essere anche un rischio sì. Ecco, anche per i giovani calciatori, no? Sì. Vediamo invece, perché c'è domenica questo quadrangolare che riguarda, che c'è anche l'Arezzo Calcio Femminile, tra l'altro è un giorno importante, adesso sentiremo Stefano Turchi, presidente dell'Associazione Museo Amaranto, finalmente è arrivato il giorno e che domenica ci sarà l'inaugurazione e poi nel pomeriggio questo quadrangolare, Arezzo Calcio Femminile, consiglieri comunali, la formazione dei giornalisti, Riccardo è pronto, lancia il guanto di sfida e poi altrettanto carichi sono gli Ultras Orgoglio Amaranto, che lì abbiamo letto anche su Facebook, insomma già le sfide lanciate con le vecchie glorie. Vincerete con Francesca Muzzi che no, farà il presidente. L'allenatore chi è però? Non si sa. Non lo so, non si sa, è ancora. Questa sera addirittura. Allora, vediamo sia sul museo che sul quadrangolare, vediamo questo servizio. Sarà inaugurato domenica prossima alle 11 il Museo Amaranto, nel nome di Mario Pinella Rossi, ex giocatore e allenatore dell'Arezzo, nato il 20 maggio 1935 e morto 20 anni fa all'età di 63 anni. Un assaggio, perché il museo non dovrà essere questo. Noi malati del museo ci stiamo impegnando, stiamo passando, come ho già detto, domeniche e tutte le sere dopo cena a cercare di allestire un qualcosa che sia un assaggio, ma un assaggio reale di quello che dovrà essere il museo come tema. I locali li abbiamo trovati messi in malo modo e passando proprio tutte le sere a imbiancare, a cercare di sistemare. Non sarà un locale bellissimo, non vedrete la perfezione, troverete tante foto che prenderanno un po' tutta la storia dell'Arezzo, troverete sciarpe, troverete bandiere, troverete maglie, tutto scimeli della storia, quindi il nostro obiettivo è di presentarci alla città, di presentarci agli imprenditori. Vi posso dire che già c'è gente che ci si è avvicinata dando la disponibilità, perché quello che bisognerà poi creare, anche se ci vuole un anno, non è un problema, ma creare un qualcosa che per la città sia un vanto. Quello che vedrete sembra un gioco da ragazzi, cioè vedrete delle foto incorniciate a foto semplicemente attaccate in parete, questo proprio perché la nostra cassa piange. Noi fino ad oggi non siamo voluti entrare in campo per via della situazione societaria dell'Arezzo, abbiamo anche contribuito con la nostra piccola parte a Orgoglio Amaranto, a dargli una mano e questo ci ha fatto enormemente piacere perché sotto certi aspetti siamo una cosa sola. Quello che è successo quest'anno è una cosa di impensabile, mai successa ad Arezzo. C'è la maglia di Chesini che è la maglia di Carpi e quindi è la maglia della promozione in Serie B, c'è la Coppa Italia e poi ci sono le maglie di Pino, le maglie di Mauro Benvenuto che nel 71 ha vinto il premio Chevron come capocannoniere della Serie B, ci sono tantissime maglie, direi che la maglia di Paolo Conti
direi che la maglia di Chesini e la Coppa Italia sono il top. Il museo rimarrà aperto tutto il pomeriggio di domenica, quando poi si giocherà il quadrangolare L'Arezzo non muore, organizzato da Orgoglio Amaranto. In campo l'Arezzo Calcio Femminile, gli amministratori, la formazione dei tifosi e di Orgoglio e i giornalisti aretini. Per la partita e dalla mattina invece l'inaugurazione del museo. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo di calcio giovanile. Eccoci qua, ultima parte dell'ultima puntata di Mondo Amaranto, insieme a Enrico Casucci, vice allenatore degli esordienti A, vittoria a Fogliano nell'ultimo turno e vittoria anche nel campionato. Allora, È stata una domenica proprio sofferta fino alla fine, perché il primo tempo perdevamo 1-0. Nel secondo, per fortuna, abbiamo reagito e stavamo 3-0. E il terzo tempo 1-0 per noi, quindi a punteggio abbiamo vinto 2-1. E nel frattempo aspettavamo la chiamata da Montevarchi per sapere cosa aveva fatto il Soci, e per fortuna aveva perso e noi eravamo campioni. Quindi cosa è successo? Scoppiato l'entusiasmo. È una gioia immensa. Dopo il giorno prima l'Arezzo sarà salvata, quindi noi si mette il campionato il giorno dopo. È stato proprio il top per noi. E insomma, questo è vi fa onore, anche perché, come dicevamo prima, è stata l'unica formazione di tutte le varie squadre a vincere il girone. Sì, ci rende onore, orgogliosi del nostro lavoro, anche con mister Giacomo ci siamo proprio fatti sofferto anche parecchio, perché in questi mesi abbiamo passato situazioni davvero critiche e per fortuna, giunti alla fine, abbiamo vinto questo campionato tutti insieme, uniti più che mai. Ecco, perché l'abbiamo detto sempre, che abbiamo detto l'onore alla prima squadra, che è stata ringraziata, ma credo che quello che ha fatto anche lo staff del settore giovanile sia stato veramente qualcosa addirittura che va oltre, perché ovviamente voi avete ancora meno garanzie di quelle che magari potevano avere loro, no? Purtroppo quindi, sì. Quindi veramente siete stati grandiosi nel comunque portare avanti la stagione. E come sono cresciuti secondo te questi ragazzi dall'inizio, oltre alla vittoria sul campo? Sono tantissimo, perché specialmente il portiere, perché devono sempre giocare la palla, ma rinviare, l'importante per noi era... Qui vedo che ridono, c'è il portiere. Sì, è il portiere. Ecco perché ride. Specialmente per il portiere è stato un po' difficile, perché giocare la palla all'inizio non era facile, però ora sta migliorando e siamo contenti di questo. La squadra gioca bene, ha fatto un grande gruppo, l'importante per noi era farli crescere. Poi il campionato l'abbiamo vinto, ma l'importante era farli crescere, è un obiettivo in più. Sentiamo un po' qui il portiere, vieni pure in piedi, sei Sacchetti, sì. Nome di Matteo, Elia. Allora, quindi hai sentito un bel complimento qui intanto, sì. dal vice mister. Allora, sei bello alto, quindi abbastanza, né? Sì. Quindi hai già la dote fisica del portiere, hai sempre voluto fare il portiere? Sì, sì, fino da quando ho iniziato a giocare a calcio ho iniziato a fare il portiere. Quindi hai sempre avuto questa parte. Ma cosa ti piace di questo ruolo? Perché un ruolo... Tutto. Sì, ora quest'anno è stato anche più difficile, come ha detto il mister, perché non era abituato a giocare agli anni passati con i piedi e quest'anno mi sono un po' ritrovato a dover imparare un po' di più. E quindi è stato un pochino più impegnativo, ma quest'anno mi sono divertito molto. Ecco, quindi partecipi, cioè non fai il classico lancio lungo, cioè fai anche quello, però sì. Cerchi più anche il dialogo con i difensori, quindi un po' questo che in queste... Ma la parata più difficile te la ricordi? Qual è secondo te la parata, se c'è stata una parata difficile, pensateci anche voi. No. Boh, me la ricordo. No. Tutte... No, forse al torneo dell'altra volta, tipo una punizione da distanza parecchio ravvicinata, tirerà forte, sono riuscita a pararla, ma poi l'altra non me ne ricordo. E la vittoria più bella è stata questa di Fogliano? Sì, sì, perché dopo festeggiamenti negli spogliatoi sono stati parecchi. Ecco, sentiamo, ecco, ti chiami? Jacopo come? Pierozzi. Ok, raccontaci questi festeggiamenti. Niente, ci siamo divertiti grazie a questa vittoria. Si aspettava solo la partita del Montevarchi contro il Soci, infatti che ha vinto. E niente,
Ma che avete fatto, ha detto, gli spogliatoi? Si è bagnato qualcuno? No. Ci siamo solo divertiti. Avete urlato, cantato? Sì. Tu che ruolo giochi? Centrocampista. Quindi che ci racconti del tuo campionato? Sei soddisfatto a livello personale? Sì, ho fatto 4-5 gol, un po' di assist. Mica male. Gol, ecco, di questi 4-5, quello che... Contro il Foiano. Cioè questo ultimo? Sì. Hai fatto gol... Sì. Nel primo, dove hai segnato? Nel secondo. Come l'hai fatto questa cosa? Al volo, cioè da fuori aria? O da dentro. Sul passaggio di? Verdini. Che non c'è qui? No. Quindi lui te l'ha passata e tu hai tirato al volo. Sì. E dove l'hai buttata? Sotto la traversa. Quindi, bene, complimenti. L'hai tenuto per la fine questo gol, diciamo, particolare. Bene, andiamo poi da? Diego. Tu da che ruolo giochi? Centrocampista destro, quindi vai sulla fascia, che è una meraviglia. Corri. Allora, e il tuo momento invece più bello è questo qui, Foiano? No, è quello del contro San Giovannese. Sì. Che ho fatto un gol praticamente che non era manco un gol. Volevo crossare. Il portiere, però mi è scivolata fra le mani e ho fatto gol. Ah, questo è proprio te lo ricordi. Sì. Il classico che non se l'aspettava, che andava dentro, no? E poi avete vinto questa partita con questo gol, quindi è stato anche decisivo. E che cosa vorresti fare? Vorresti continuare a giocare? Sì. Cioè vorresti farlo come lavoro, dico. Sì. Dove vorresti giocare poi? Nell'Arezzo in Serie A. Nell'Arezzo in Serie A. Quindi insomma è una bella prospettiva, sarebbe per tutti. E quindi sei anche tifoso dell'Arezzo, della prima squadra, la guardi, la vai a vedere? Sì. Quindi hai gioito anche per la salvezza. Sì. Allora, ma lui ci ha detto che cosa avete fatto negli spogliatoi? Vediamo se... Abbiamo festeggiato, abbiamo cantato. Avevate un coro particolare, una canzone? No. Che dici? Il portiere sa tutto, eh? Vieni. L'uscita, cioè, degli spogliatoi, ci siamo fermati, cioè, fuori dal cancello e si è cantato il coro del mister. Coro del mister? Al mister. Ah, al mister. E cosa gli avete cantato? Quello di Pavanel, solo che ci si è messo il nome del nostro mister. Ah, ok, ce la fate sentire? Dai. 1, 2, 3. Giacomo, la 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 la. Beh, devo dire, insomma, un bel momento. Complimenti davvero, perché siete stati bravissimi a vincere questo campionato. Adesso che tornei fate? Ora si fa due tornei importanti, uno Europe Cup a Sesto Fiorentino, dove c'è squadre importanti come la Roma, c'è anche il Watford nel nostro girone, quindi squadre anche da fuori d'Italia, inglesi, tedesche. Poi si fa Rhetium Cup all'Olmo Ponte, anche lì c'è Inter, Roma, Fiorentina. Anche quello è diventato un grosso torneo. Un bel torneo prestigioso. Bene, complimenti, grazie per tutta la stagione a Riccardo Buffetti, grazie per le sue telecronache, le sue interviste, anche per le partecipazioni a questa trasmissione. Salutiamo Elettra Fiorini, chiaramente tutto lo staff dell'Arezzo Calcio Femminile, ringraziamo Giulio Cirinei per l'US/SS Arezzo, così come Alessandro Bacci. Grazie ovviamente di tutta la partecipazione. Dobbiamo anche dire, visto che avevamo seguito la partita e anche tutta la stagione, che era rimasto in sospeso tra virgolette il discorso dei playoff dell'Under 17 di Beppe Fogasassi, che erano stati battuti 4-0 nella gara che avevamo seguito a Monte San Savino, e c'è stata la sconfitta anche nella gara di ritorno, che era una gara insomma con poche chance di poter ribaltare quel risultato, 1-0 gol di Lovisa, e quindi si è conclusa anche la stagione dell'Under 17, che appunto è stata eliminata dai playoff. Io ringrazio anche Sofia Marcantoni, preparatrice atletica dell'Arezzo Femminile, Mirko Maioli, preparatore dei portieri. A grazie a tutti, buona serata.